Grazie a Doc anche per questo giovedì, buon pomeriggio, nuovamente insieme e nuovamente in diretta con una nuova puntata di denominazione di origine calabrese. Oggi una buona notizia perché sono in discesa praticamente tutti gli indicatori ospedalieri per il Covid-19 in Italia. Le terapie intensive fanno segnare un 10,5% in meno, i ricoveri ordinari sono almeno 6,1% e il famoso monitoraggio indipendente della GIMBE, della Fondazione GIMBE di Nino Cartabellotta, che ha fatto appunto, ha raccolto tutti questi dati, sono settimanali, quindi hanno diciamo, ecco, una sostanza ancora maggiore. E quindi bene, insomma, da questo punto di vista, 14 regioni che purtroppo ancora superano la soglia del 15% dell'area medica, addirittura l'Umbria è sul 33,2%. Invece tutte le regioni, tutte 20 le regioni sono sotto il 10%, sapete, è l'allarme, l'alarm, come dicono, è il warning, come dicono quelli più bravi a proposito delle terapie intensive. Però attenzione, al netto della zanzara che circola e gira nello studio. Attenzione, dice Cartabellotta, perché la circolazione del virus è ancora molto, molto alta e quindi è fondamentale, a suo giudizio, continuare ad utilizzare le mascherine al chiuso, al netto e a prescindere, indipendentemente, dice lui, da queste nuove misure, nuove ordinanze del ministro Speranza, perché c'è questa lieve tendenza discendente. Insomma, gli indicatori, tutto sommato, da questo punto di vista, lasciano ben sperare. Poi, però, c'è il problema delle terze dosi. Ancora ci sono 3 milioni di italiani che sono privi. Addirittura, a proposito, diciamo, del famoso richiamo, la quarta dose, beh, lì insomma siamo davvero con numeri incredibili, perché tra gli over 80, i fragili e gli ospiti delle RSA, c'è una sperequazione tra regione e regione incredibile. Si va dall'11 dell'Emilia addirittura all'1,5 della Calabria. Quindi queste diseguaglianze territoriali, per Cartabellotta, dimostrano essenzialmente un immobilismo organizzativo della maggior parte delle regioni. Andiamo a Corigliano Rossano, esattamente a Schiavonea di Corigliano, l'agguato di martedì sera, questa escalation di violenza che ha colpito la città nelle ultime 24 ore, non fermerà la stragrande maggioranza di cittadini per bene che ogni giorno concorrono alla crescita del tessuto cittadino. Questo susseguirsi di incendi dolosi, e poi si sommano anche le intimidazioni dei mesi scorsi. Questo agguato che vedete nelle immagini, agguato di Schiavonea, ci spingono di nuovo a chiedere un intervento maggiore delle istituzioni centrali su questo territorio. Lo dice il primo cittadino di Corigliano Rossano, Flavio Stasi. Abbiamo chiesto da tempo il potenziamento dei presidi di sicurezza, come sarebbe consono per la terza città della Calabria, dice ancora il sindaco. Confido nel buon lavoro delle forze dell'ordine, che sicuramente sapranno affidare i colpevoli alla giustizia. Questo 57enne di Schiavonea, Pasquale Aquino, aveva precedenti penali per traffico di droga, è stato freddato con diversi colpi di pistola calibro 9. Visto che siamo in cronaca, ce ne andiamo agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, meglio ancora, perché la Guardia di Finanza lì ha sequestrato, anzi a Messina, ha sequestrato con l'ausilio dei cani 5,5 kg di marijuana e altri 5 di hashish, arrestando un uomo che proveniva proprio dalla Calabria, agli imbarcaderi privati. Le fiamme gialle hanno bloccato un'auto che cercava di eludere il controllo. Nella vettura, appunto, 5 buste di marijuana, 50 panetti di hashish, 10 kg che avrebbero potuto fruttare 200.000 euro. Altre buone notizie, perché al Macfrut di Rimini è stata data notizia del riconoscimento da parte dell'Unione Europea, anzi meglio della Commissione Europea, della CE in questo caso, del marchio IGP al finocchio di Isola Capo Rizzuto. Nel 2020 il Ministero dell'Agricoltura aveva pubblicato il disciplinare di produzione della IGP, indicazione geografica protetta, finocchio di Isola Capo Rizzuto. Il lavoro portato avanti
li vedete fra l'altro, ecco, quello è il comitato promotore, era cominciato diversi anni prima, risolta la procedura nazionale, la parola è passata appunto alla CE che finalmente ha dato il via libera, una notizia che rappresenta un successo per il Made in Italy e in particolare per l'agricoltura calabrese di qualità, di questo parleremo sicuramente nella seconda parte del doc di oggi. E poi ancora un'altra bella notizia, orgoglio e onore per il sindaco di Gioia Tauro, perché come vedete, insomma, questa 17enne di Gioia Tauro, come sapete, ha vinto il Davide Donatello come migliore attrice protagonista, era proprio al suo esordio e ha già battuto veramente tutti i record. Aldo Alessio quindi è molto felice, il primo cittadino di Gioia Tauro, il premio a Suomi porta Gioia Tauro, e su questo ha perfettamente ragione, perché è una delle poche volte in cui Gioia Tauro va alla ribalta per notizie, diciamo, non particolarmente tragiche e terribili, insomma, quindi lasciano sicuramente sul nazionale una eco positiva. Il sindaco ha ringraziato ovviamente anche il regista, l'italo calabrese Jonas Carpignano, che ancora una volta ha detto ha creduto nelle potenzialità di Gioia Tauro, dei suoi cittadini, raccontando questa bellissima storia di riscatto. E dopo aver annunciato il sostegno alla candidatura del professore Valerio Donato, Italia Viva continua a lavorare per portare il contributo riformista in vista delle prossime elezioni amministrative di Catanzaro. Lo hanno affermato il coordinatore provinciale di Catanzaro di Italia Viva, Francesco Mauro, e i coordinatori cittadini Daniela Rotella e Salvatore Rotundo. Il comune capoluogo ha bisogno di una coalizione autorevole per intercettare e pianificare risorse del PNRR che sono necessarie e opportune per ridurre il gap infrastrutturale e ambientale, dunque rilanciare opportunità di crescita economica e sociale di Catanzaro. Valerio Donato è espressione autorevole della società civile di Catanzaro e del mondo accademico, è dunque un'opportunità vera e concreta per donare un futuro alla città. Questo dice del professor Valerio Donato anche Italia Viva, che si aggiunge, diciamo, alle altre formazioni politiche. Non vedo in onda il buon professore, no, è pronto, eccolo qui, buongiorno prof, grazie per essere con noi. Grazie a tutti, allora, voi e grazie ai telespettatori. Non sento in il ritorno audio del professor Donato qui in studio e non vorrei perdermi le sue riflessioni nei prossimi minuti. Professore, ma chi gliel'ha fatta? Ma non era meglio continuare a fare il docente di diritto? Chi gliel'ha fatta fare? Egoisticamente sì, però ad un certo punto non ci si può girare sempre dall'altra parte. Si sente? Non lo sento qui in stiamo sistemando il ritorno, ma voi lo sentite in onda, quindi possiamo farlo parlare? Ok, prego professore, mi perdoni, mi scusi, solo un piccolo problema di natura tecnica. No, ci mancherebbe. Dicevo che certo sarebbe egoisticamente stato preferibile rimanere a casa, fare i propri lavori, ma insomma a un certo punto non ci si può girare dall'altra parte, soprattutto in un momento drammatico come quello che vive la città di Catanzaro. Ho difficoltà a recuperare le riflessioni, vado avanti intanto per il momento, poi torneremo sicuramente a costruire una bella chiacchierata. Professore, lei oggi, fra l'altro, vado nel merito, diciamo, delle proposte e anche delle richieste che lei ha avanzato, a proposito, diciamo, di una riorganizzazione anche della, come dire, cultura dell'ordine e del rispetto delle regole, ha chiesto ad altre istituzioni che la città di Catanzaro venga meglio custodita, meglio vigilata, meglio conservata. A suo giudizio, nel corso degli ultimi lustri c'è una sorta, come dire, di negligenza da questo punto di vista, mancanza di strutture, di strumenti o peggio ancora di risorse umane? Io non so se c'è negligenza, certo Catanzaro vive una condizione di emarginazione per molte istituzioni statali e devo dire anche per le istituzioni dedicate all'ordine pubblico. Questo, a mio modo di vedere, lascia generare una microcriminalità molto diffusa, almeno in alcuni quartieri, e certamente i cittadini hanno bisogno di vivere in condizioni di sicurezza. Per questo sarebbe opportuno che alcuni reparti fossero distaccati nel capoluogo in maniera tale da poter assicurare un presidio effettivo del territorio unitamente, come ovvio, a politiche sociali, a politiche di sviluppo che possano
unitamente a quelle di ordine e di sicurezza, aiutare a rendere alcuni quartieri in condizioni di migliore vivibilità. Professore, lei diciamo che ha costruito questa sua candidatura, adesso la sento quindi ho la possibilità di Bene, dialogare con mi fa lei, piacere. per fortuna. Lei ha costruito questa sua candidatura a primo cittadino spogliandosi anche diciamo, di come dire, esperienze più o meno organiche all'interno di formazioni politiche nazionali, ha lanciato anche questa idea di civismo riformatrice, ma capace di tenere insieme pezzi di buona, ottima professionalità, perché ha sempre sostenuto, anche diciamo per la sua esperienza precedente, quella accademica, che questi non sono territori che sono privi di capacità, di uomini e di donne capaci. Forse questi uomini e queste donne hanno sempre avuto un po' di difficoltà di costruire una rete all'interno delle responsabilità politiche. È stata questa, diciamo, la precondizione. Dopodiché, a un certo punto, evidentemente il nome e il background di Valerio Donato cominciano anche a solleticare l'interesse di forze politiche rilevanti a Catanzaro, in Calabria, in generale in Italia. È una evoluzione di questo progetto, di questa sua, come dire, mission, o c'è una sorta di, come dire, di rimescolamento un po' delle carte all'interno della coalizione? No, non c'è nessun rimescolamento. Con molta chiarezza e con sincerità ho un po' invertito l'ordine dei rapporti fra politica ed interessi dei cittadini. E non c'è dubbio che i partiti, così come tradizionalmente interpretano la politica, si sono un po' distanziati dagli interessi dei cittadini. Penso che in molte occasioni si sia costruito una sorta di feudalesimo della politica. Dal centro si indica sui territori chi può rappresentare un partito, dimenticando che la politica e i partiti devono essere dedicati in primo luogo al progresso delle collettività. E allora mi sono ho semplicemente invertito la rotta e ho tentato di guardare alla politica dal punto di vista degli interessi dei cittadini e ho confezionato nei contenuti. Io non ho proposto soltanto Valerio Donato, ho proposto dei contenuti che secondo me, sulla base di un'analisi della situazione attuale di Catanzaro, possono essere utili per far rinascere Catanzaro. E ho chiesto su questo che i partiti, i gruppi, la politica, i cittadini con generosità esprimessero la loro opinione. Non ho messo dei limiti, non ho detto no ad alcuni partiti, perché ritengo che la rinascita di Catanzaro debba avvalersi di tante esperienze. Non è sufficiente l'esperienza di una parte, di una componente della politica, perché è un momento di particolare difficoltà. Ora, questa mia proposta ha ricevuto nei contenuti, ribadisco, l'adesione di molti gruppi. E questo è semplicemente il successo in questo momento di questa proposta. È piaciuta l'indirizzo, un'idea di città e su questo c'è stata convergenza. Quindi Possiamo è dire, vero che io professore, provengo. Sì. Prego. che un pezzo di politica, diciamo, di autorevoli esponenti della città di Catanzaro non solo si sentivano anche orfani di un, come dire, di un, più che di una leadership, in questo caso oserei dire di una premiership, cioè di un uomo che davvero potesse costruire sintesi e assumersi responsabilità importanti, perché io penso poi, professore, mi dica se sbaglio, che i contenuti di cui lei parla sono anche figli di un'analisi molto critica di quello che è stato realizzato, forse non è stato realizzato nel corso degli ultimi Beh, lustri. quello che ho potuto riscontrare parlando di ogni ambito e di ogni settore dell'amministrazione cittadina, dallo sport alla cultura, alla distribuzione ed erogazione dell'acqua, quindi qualunque comparto, manca secondo me di sistematicità. Cioè si possono anche realizzare singole opere o singole attività, ma queste sono affidate quasi in una sorta di parcellizzazione a singoli individui o associazioni, senza che ci si raccordi con le altre istituzioni, le persone, i gruppi che si dedicano allo stesso settore. Faccio un esempio.
se ci sono 10 campetti sportivi, ogni campetto sportivo è affidato individualmente ad un'associazione, magari sulla base anche di interessi diversi da quelli, diciamo così, della tutela dell'interesse collettivo. E la preservazione delle attività sportive però non viene messa in rete con con le altre strutture sportive. Si dà abbandonare ed emarginare ogni singola struttura e dunque non si preserva l'integrità del bene, del patrimonio, del campetto e non si mette in rete l'attività che viene svolta su un singolo un campetto sportivo. Ecco, quello che noto è la mancanza di un sistema di amministrazione e che secondo me è invece indispensabile mettere in campo per rendere più efficace qualunque azione amministrativa. Io oltretutto mi avvalgo, sempre su una base di un'idea differente di città, di progetti che sono già in campo, non sto inventando nulla, progetti posti redatti dalla regione, dal comune o dalla provincia, che però in un sistema, secondo me, possono essere adeguatamente valorizzati e dare un contributo molto importante per lo sviluppo della città di Catanzaro e la riconquista del ruolo di capoluogo. Da questo punto di vista, lei fa l'esempio del campetto, ma è evidente che questo metodo, se applicato anche sui grandi progetti, sulla grande strategia, sulla necessità, per esempio, di tenere insieme Catanzaro dei Colli con il quartiere Marinaro, il centro direzionale, cioè fare in modo che, ecco, tutto questo diventi un sistema, e probabilmente può e deve diventare la chiave di volta, professor Donato. Beh, Catanzaro in questo momento è più o meno fotografabile così. Sono più centri abitati che sono stagnanti, cioè i cittadini risiedono nei singoli quartieri in cui trovano ragionevolmente la gran parte dei servizi e difficilmente si muovono all'interno della città. Questo è un danno economico, come immaginate, notevole, è un danno sociale e culturale molto importante perché impedisce la ricostituzione di una comunità. La scommessa è quella di prevedere una vocazione principale per ogni quartiere e dunque indurre i cittadini a muoversi all'interno dei quartieri, tentando laddove possibile di effettuare dei collegamenti materiali e laddove questo è più difficile, in virtù della conformazione geomorfologica del territorio di Catanzaro, dei collegamenti funzionali. Cioè, mentre Catanzaro Centro e Catanzaro Lido, con tutti i quartieri che stanno in mezzo, Aranceto, Pistoia, Santa Maria, ammettono un ricongiungimento fisico attraverso uno sviluppo di un contratto di fiume sulla Fiumarella, poi ovviamente altri quartieri, da Siano a Gaiano, è più difficile metterli in relazione materiale, se non appunto con le infrastrutture di trasporti. Qui è necessario prevedere per ogni quartiere di questo genere una istituzione importante. Per esempio, per Gaiano immagino un centro di formazione del food e della trasformazione dei prodotti agricoli, per Siano immagino una valorizzazione attiva della pineta di Siano, del parco Li Comuni, che inducano i cittadini a recarsi negli altri quartieri, appunto in maniera tale da determinare una maggiore circolarità nell'abitato di Catanzaro. C'è un isolamento di queste diverse realtà, di queste piccole, diciamo, municipalità che possono trovare, si possono sostanziare attraverso indicazioni precise, specifiche dell'amministrazione comunale con tutta una serie di servizi e che rendano tutto, certo, evidentemente anche complementare. Questo, certo, in questo potrà aiutare molto appunto l'investimento che si può effettuare sulla base del PNRR. Perché per esempio la trasformazione di prodotti agricoli in un concetto di economia circolare e di valorizzazione dei quartieri può trovare grande spazio, quindi indicare una vocazione principale per ogni quartiere può essere di grande utilità. Senta, la porto per un attimo, so che le piacerebbe, come giusto che sia, naturalmente parlare anche ai telespettatori, ce ne sono tanti anche di Catanzaro e provincia, di problemi e soprattutto di soluzione a questi problemi, però so che non le spiace, la sto seguendo questi primi giorni,
campagna elettorale, non le spiace, diciamo, rintuzzare politicamente anche i suoi competitor che la accusano, come dire, tra virgolette alcuni addirittura di trasformismo, perché ricordano questa sua fantomatica tessera del Partito Democratico. Ora c'è ovviamente il Francesco Di Lieto che vuole rappresentare la sinistra, quella nuda e pura, avremmo detto in altri termini. Fiorita invece spera naturalmente di poter diventare l'identità essenziale della sinistra riformista, ma lei che cosa risponde a chi dice, ma insomma è stato il centrodestra che ci ha sequestrato uno dei migliori nostri figli del riformismo di sinistra? Beh, intanto vorrei chiarire a tutti che io ho strappato nessuna tessera e ho umiliato nessuna storia, né di gruppi, né di individui, né della mia di storia. Ho semplicemente preso atto che il Partito Democratico non è connotato da percorsi di democraticità e, una volta che sono deciso di candidarmi, mi sembrava abbastanza naturale che non potevo competere con un partito a cui appartenevo. Sarebbe stato davvero di una grande contraddizione. Questo non toglie nulla ovviamente alla mia storia, alla mia identità, al mio modo di pensare, ma per un attimo, forse con un senso di responsabilità elevato, ho messo da parte le esigenze che impongono le ideologie a favore di un'ideologia grande verso la quale tutti siamo debitori, e cioè il progresso di una collettività. Come dicevo prima, i partiti sono troppo piegati in questo momento a rappresentare una componente elettorale vittoriosa e poco si occupano dei problemi della gente. Io volevo partire dai problemi della gente e dunque li ho messi in campo. E se questo è un percorso ostacolato dai partiti, i partiti con me non ci possono stare. Tutti i partiti che hanno manifestato adesione alla mia proposta si sono dimostrati interessati ad uno sviluppo di Catanzaro, ad un'evoluzione e progresso delle condizioni di civiltà di questa città. Poi se uno ti dice che un progetto va bene, il progetto non perde di efficacia soltanto perché te lo dice uno di destra o di sinistra, il progetto ha una valenza autonoma, questo è il dato principale. E forse di questo proprio ha risentito la città, perché troppo spesso è stata piegata a logiche estranee agli interessi dei cittadini e dunque ha determinato una condizione di effettiva emarginazione. Da questo punto di vista, professore, mi poi se mi perdoni soltanto, vorrei prego aggiungere, se poi dovessimo guardare la coerenza degli altri candidati che si erigono a giudici, fondato su una morale non so bene quale, allora scopriremmo che le vere contraddizioni non stanno nella mia posizione, ma stanno in quella degli altri, perché lo voglio dire a tutto tondo, la censura maggiore che mi si muove e che molti ex consiglieri comunali uscenti hanno manifestato l'adesione alla mia proposta, ma gli stessi consiglieri uscenti, gli stessi gruppi, sono stati ampiamente contattati da alcuni, non tutti, dei miei competitor, solo che non hanno trovato riscontro. Ora, se questi vanno bene per loro, immagino che possano andare bene anche per me. Assolutamente d'accordo, vorrei fra l'altro approfondire questa riflessione ringraziandola e salutandola, professore, perché purtroppo il tempo sta per concludersi. E forse non siamo ancora abituati, questo non lo dico ovviamente solo per noi calabresi, ma è proprio un problema italiano. Siamo troppo abituati, diciamo, alle categorie, soprattutto in termini ideologici, ideali e politici, per cui io potrei anche fare il moderatore di un convegno, diciamo, di destra conservatrice e nessuno dirà del sottoscritto dei contenuti, delle riflessioni che ho tirato fuori, tutti diranno però il direttore di Esperia è andato a fare il moderatore a un convegno di destra, ergo dunque ecco è diventato di destra pur sapendo che magari apparteneva a un'altra storia. E anche da questo punto di vista forse c'è bisogno di una rivoluzione concettuale, professor Donato. Guardi, io in questo momento non sono in grado di distinguere
attraverso un criterio preciso che cosa sia di destra, cosa sia di sinistra, soprattutto nelle città. Potrei richiamare il concetto che Bobbio ci ha consegnato, ricorderà, sulla interpretazione del principio di eguaglianza, ma un criterio mi viene più, diciamo così, prossimo, che poi è un criterio fondato molto sulla Carta Costituzionale. Una organizzazione riformista non può che fondarsi sulla partecipazione democratica, sulla formazione della decisione attraverso la partecipazione dei più. Questo secondo me è molto prossimo all'essere progressista. Io sto promuovendo molto la partecipazione dei cittadini e penso proprio che questo sia uno strumento fondamentale per determinare il progresso della città di Catanzaro. In bocca al lupo, buon lavoro, professore. Magari Crepi il la chiamerò lupo. sindaco da qui a breve. Me lo auguro. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Grazie al professor Valerio Donato, candidato a sindaco di Catanzaro, col quale fra l'altro diciamo, chiudiamo questa settimana. Sapete, abbiamo avuto anche Francesco Di Lieto, poi Nicola Fiorita e Antonello Talerico. E naturalmente credo torneremo a discutere, a chiacchierare, a dialogare con i candidati e magari anche con altri esponenti politici di Catanzaro e provincia intorno a una partita elettorale che sicuramente ha un suo fascino anche dal punto di vista, diciamo, del mondo dell'informazione, ma diventa una cartina di tornasole anche per le prospettive del medio periodo, perché insomma comunque stiamo ovviamente discutendo e ragionando della scelta del primo cittadino, del primo comune della Calabria, il comune capoluogo di regione. Allora ci fermiamo per 2 minuti e dopo speriamo di avere Gianluca Gallo, l'assessore regionale che aveva una serie di impegni, ci ha promesso all'ultimo secondo che sarebbe stato nostro ospite, quindi speriamo di averlo da qui a breve. Pubblicità. Denominazione di origine calabrese, numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi, bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15, il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15, su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere e lo faremo come sempre, insieme a voi. Denominazione di origine calabrese, numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi, bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le curve, la pioggia saranno uguali per tutti. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15. Il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15. Su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere e lo faremo come sempre, insieme a voi.
denominazione di origine calabrese, numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi, bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese. Entro il mese di aprile cambieranno le frequenze della TV digitale. Immaginate un circuito di Formula 1. Ognuno ha la sua macchina, i suoi piloti, i suoi meccanici. Ma l'asfalto, le... Eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta, bentornati a Denominazione di Origine Calabrese. Oggi con noi il candidato a sindaco di Catanzaro, il professor Valerio Donato, e speriamo di avere da qui ai prossimi minuti anche l'assessore regionale all'agricoltura, che in questo momento abbiamo sentito telefonicamente qualche secondo fa, in una riunione naturalmente, e quindi di conseguenza ha un po' di difficoltà a fare un collegamento contestualmente, a meno che poi non si diventi tutti Padre Pio. Quindi ho bisogno, esigenza, lo chiedo a voi che siete dall'altra parte, ho bisogno, esigenza di essere aiutato, perché insomma potrei anche con un po' di retorica parlare per i prossimi 15-20 minuti, ma insomma non sarebbe né un bel vedere e probabilmente nemmeno un bel sentire. È una seconda parte che vorremmo dedicare essenzialmente al mondo dell'agroalimentare, che come sapete qui in Calabria occupa un ruolo principale, per non dire il ruolo più importante, e si spera che possa essere soppiantato a stretto giro dall'altro caposaldo dell'economia di un territorio come il nostro, cioè il turismo. Ma insomma mi pare che da questo punto di vista ci si stia muovendo con estrema intelligenza. Noi abbiamo seguito per esempio un attimo, no? Sia il turismo, l'identità dei nostri territori e naturalmente anche l'agroalimentare d'eccellenza, perché poi parliamo ovviamente del vitivinicolo, che in Calabria ha un suo ruolo molto molto importante. Poi fra l'altro arrivano anche delle belle notizie dal, ecco vedete fra l'altro un po' di immagini che credo arrivino da Verona. Questa è il Vinitaly di giusto di, sì, di un paio di settimane fa. Abbiamo seguito appunto le oltre 60 aziende vitivinicole che hanno avuto un riscontro non indifferente, lo si diceva fra l'altro, dicevano proprio i tecnici, insomma, perché questo spazio dedicato a, appunto alla Calabria, alle aziende vinicole, insomma, è stato seguito anche con molta curiosità dalle centinaia, dalle migliaia, anzi decine di migliaia di operatori che si sono recati appunto al Vinitaly. Vinitaly che fra l'altro non era soltanto vitivinicolo, enologia, cantine, ma era anche olio extravergine, olio di qualità, e anche lì insomma abbiamo avuto un ritorno non indifferente. Di questo parleremo a stretto giro, mi auguro, con l'assessore regionale all'agricoltura, ma vi dicevo, datemi una mano, cerchiamo di arricchire questo nostro programma, magari cambiando anche, voglio dire, tematica. Vedete, ci sono un numero di telefono fisso, 0962 93 8307, spero di non sbagliare, credo e spero di no, lo controllo subito, no, non è 93 8307, ma è 93 12 96, 0962 93, quindi potete telefonare e potete andare in diretta nel corso di questo programma, oppure potete mandare anche dei messaggi SMS oppure messaggi WhatsApp 324 699 60 67. L'altra notizia interessante che abbiamo appreso nella giornata di oggi, intanto il fatto che alla Macfrut di Rimini, perché poi come vedete insomma lasciamo Verona, andiamo a Rimini, ma la Calabria continua ad essere straordinaria, lì ci sono 21 operatori a questa importante fiera dell'ortofrutta che si chiude domani, e anche lì insomma a quanto pare dopo Vinitaly, dopo Seafood a Barcellona, sempre con questo brand Calabria straordinaria, che ovviamente richiama questi tratti identitari del nostro territorio, insomma anche lì ci presentiamo con i prodotti della tradizione che appunto rappresentano l'orgoglio della nostra terra, caratterizzano lo stand dedicato appunto alla Calabria con i loro colori, i loro profumi. Uno spazio importante allestito lì a Rimini con la collaborazione delle aziende di settore e dei consorzi di tutela, e fra l'altro sono previsti anche due show cooking, si chiameranno Calabria straordinaria in tavola, saranno condotti da
personaggio che conosciamo molto bene anche noi e non solo, che è Enzo Barbieri, 21 gli operatori calabresi individuati con questa manifestazione di interesse. Dicevo, proprio al MacFrut di Rimini è stata data questa notizia per cui l'Unione Europea, la Commissione Europea, ha riconosciuto il finocchio di Isola Capo Rizzuto come, con il, diciamo, ha affidato questo marchio di esclusività, Indicazione Geografica Protetta, IGP, finocchio di Isola Capo Rizzuto. A parte il fatto che davvero di una squisitezza strabiliante, insomma, non aspettavamo certo il marchio dell'Unione Europea, il riconoscimento dell'Unione Europea per riconoscere la bontà, la qualità, lo vedete in queste meravigliose immagini del finocchio di Isola Capo Rizzuto. Ma il fatto, ecco, che ci sia questo via libera, intanto preserva naturalmente proprio questo protocollo tipico, questo disciplinare, lo chiamano in gergo tecnico, si chiama disciplinare, per cui c'è bisogno appunto di gestire le regole per arrivare appunto a che il tuo finocchio venga riconosciuto come indicazione geografica protetta. E questo significa naturalmente difendere questa peculiarità, questa specificità anche sui mercati nazionali e internazionali. Quindi è stata una bellissima notizia il fatto che si sia riusciti a raggiungere. Fra l'altro era una questione che insomma andava avanti da diverso, molto tempo, davvero molto tempo. Forse state scrivendo dei messaggi, sì, credo proprio di sì. Mi dicono che è stato ve la do proprio in diretta, perché è stato arrestato il presidente della... E qui ovviamente cambiamo assolutamente argomento, perché mi dicono che è stato arrestato il presidente della Regina Luca Gallo. È un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma. I reati ipotizzati nei confronti dell'imprenditore, che oltre a essere ovviamente il presidente della regina, è anche ha delle imprese nella gestione della fornitura di personale, sono autoriciclaggio e omesso versamento dell'IVA. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria adesso stanno eseguendo delle perquisizioni. Ovviamente poi nel corso delle prossime edizioni, a cominciare dall'edizione del nostro telegiornale delle 8:30, alle 20:30, vi daremo ulteriori delucidazioni. Mi viene in aiuto un caro amico, lo ringrazio molto, dovrebbe esserci al telefono Massimo Misiti da Roccella Ionica. Buon pomeriggio Massimo. Non lo sento qui in studio, ma credo che lo sentiate a casa. Prego Massimo. Buon pomeriggio. Eccoci, buon pomeriggio. Adesso ti sento. Salvatore, come stai? Sì. Bene, bene. Tu come stai? Bene, bene, bene. Si parlava dell'olio. Sì. E quindi l'olio è quello che è l'asse portante dell'attività che io ho trasformato. E quindi l'olio che noi produciamo, sai, che è di qualità alta, perché l'ho fatto analizzare, perché io commercializzo l'olio all'estero prevalentemente. Quindi intendo dire che oltre all'olio abbiamo formaggi, abbiamo tanti prodotti che noi riusciamo a esportare. La qualità nostra non è medio-alta, ma è alta, e quindi ci può dare tanto ancora. Mi dispiace che le piccole aziende non sono affiancate né dalla regione, né dalla provincia, né da nessuno. Come tutti ricordi che noi siamo partiti in lockdown, ho ricostruito la mia azienda da zero, perché ormai eravamo tutti indebitati. Cioè, ricordo Massimo che distribuivi fra l'altro anche dei prodotti, diciamo, cioccolateria, insomma, no? E questo era diciamo, l'ambito della tua attività, che naturalmente proprio a causa di quelle difficoltà poi è andata evolvendosi, no? Esatto, mi sono dovuto reinventare e grazie al lockdown sono ripartito con più forza. Sai, nella vita bisogna spingere quando c'è la salita, poi la discesa è facile per tutti. Io ho spinto nella salita e oggi sto raccogliendo piccolissimi frutti, ma ci sono. Ti posso chiedere, Massimo, se diciamo ora, al netto del momento dell'emergenza, il lockdown, quindi tutti a casa, eccetera, se comunque le istituzioni, il mondo bancario,
i famosi, famigerati decreti del governo, anche le risorse messe a disposizione in quel periodo dalla regione, come dire, ti hanno un pochino aiutato, diciamo così? No, francamente no. Io con la mia azienda ho ricevuto 2.000 euro dallo Stato per due volte, quindi in quasi 24 mesi di zero fatturato io ho ricevuto 2.000 euro, 4.000 euro totali, quindi non di questo lasciamo quel bello pietoso come tante altre cose che ancora... io credo che la pandemia ci ha insegnato una cosa, che ci dobbiamo rimboccare le maniche, ritornare ai vecchi tempi, capire che siamo soli e dobbiamo, come dire, trovare la strada, la dobbiamo trovare noi, perché lo Stato in questo momento non è al nostro partner, se non per le tasse. Mi dispiace dire questo, perché ti senti da solo, ti senti finito, ecco. Però poi, ti ripeto, più c'è la ferita, più noi dobbiamo spingere. Auguri, grazie intanto per essermi venuto in soccorso. Volevo concludere, digli ai sindaci futuri di Catanzaro e di altri paesi che le buche li devono vedere pure nel programma, mettono le buche, la lampadina e la pulizia delle strade, che è facilissimo farli, i castelli li fanno gli altri. Ciao, buona trasmissione. Grazie, buona giornata. Grazie, ciao. Buon lavoro. Grazie a Massimo Misiti e buon lavoro. A proposito di governo nazionale, adesso sono 48 ore che si sta parlando del rigassificatore di Gioia Tauro e tutti noi facciamo finta di, probabilmente perché non lo ricordiamo, insomma, ecco, ignoriamo la materia. Ma l'autorizzazione alla realizzazione del rigassificatore a Gioia Tauro non è di ieri, c'era già, era bella e pronta. Chiaramente poi in una fase politicamente rilevante in cui c'era chi criticava il TAP pugliese, insomma, è inutile adesso tornare, non voglio fare come al solito, non voglio fare critiche ad alcuni partiti che ancora oggi rappresentano una buona parte della collettività italiana, ma insomma c'è stato un momento nel quale tutti quanti un po' eravamo refrattari, diciamo così, ecco, a tirare il gas, perché noi siamo anche diciamo produttori di gas naturale, e quindi no, il gas non si, perché c'è il rigassificatore, no, i tubi che ci collegano con l'Anatolia, no, nemmeno quelli, dall'Algeria nemmeno. Poi adesso arriva Putin e quindi mette a repentaglio, a soqquadro l'universo mondo, e allora lì capiamo magari che persino un termovalorizzatore in più contribuirebbe a farci importare qualche milionata di tonnellate di gas dalla Russia. Vabbè, pazienza, purtroppo queste capacità non le abbiamo. Comunque, dicevo, sì, faremo finalmente anche noi in Italia i rigassificatori, che poi sono, diciamo, addirittura sono delle navi, quindi sono dei rigassificatori mobili. Delle navi che cosa fanno? Prendono il gas liquido e lo rendono gassoso. Ecco, da qui il rigassificatore, perché purtroppo da questo punto di vista, non avendo molte strutture, quindi non possiamo prendere il gas liquido che potrebbe arrivare da altre parti, quindi prendiamo quello gassoso, appunto, dalla Federazione Russa. Quindi, dicevo, si faranno i rigassificatori e uno dei due sarà appunto a Gioia Tauro, ma ripeto, non è affatto una novità. Guardate questo servizio. Il piano per i rigassificatori è cruciale e da questo dipende il nostro cammino per l'indipendenza energetica. Per sostituire i 29 miliardi di metri cubi di metano all'anno che arrivano da Mosca, l'aumento delle importazioni dagli altri paesi attraverso i gasdotti non basta. A spiegare che senza un aumento di uso di gas liquefatto il nostro paese non potrà fare a meno del metano russo è stato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato il nuovo decreto aiuti da 14 miliardi. Un decreto che ha snellito le procedure di autorizzazione sui rigassificatori. L'Italia oggi ne ha tre: La Spezia, Rovigo e Livorno. Quali sono le regioni interessate?
E dove saranno collocati gli impianti di rigassificazione, siano essi navi metaniere o rigassificatori lungo la costa? Sono due le navi metaniere di grandi dimensioni che Snam sta cercando, una da acquistare e l'altra da affittare. Hanno una capacità annua di immissione nella rete di 5 miliardi di metri cubi di gas ciascuna. Ce ne sono soltanto 37 in tutto il mondo. Oltre alle due navi ci sono anche due progetti di impianti già autorizzati tempo fa. I rigassificatori a Porto Empedocle da 8 miliardi di metri cubi, che è stato progettato dall'Enel, e un secondo a Gioia Tauro di Sorgenia e Iran, tra gli 8 e i 12 miliardi. Per realizzarli servirebbero circa 3 anni, al costo di 1 miliardo ciascuno, secondo le stime delle due aziende. A confermare che il governo punta sulla capacità di entrambi gli impianti è stata la vice ministra allo sviluppo economico Alessandra Todde, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Allora, li avete 30 milioni da investire? Magari qualcuno, insomma, vuole fare questo grande affare. Ebbene, a Roseto Capo Spulico disponiamo in vendita del castello Federiciano, in perfetto stato conservativo, con 10.000 metri quadri di terreno di pertinenza esclusiva, completamente, sembro veramente un procacciatore di affari, però è così, questa è una nota dell'ANSA, quindi completamente restaurato. Non so se abbiamo qualche immagine, Antonio, eccolo, guardate che meraviglia, comunque una cosa strepitosa davvero. Dicevo, completamente restaurato, è edificato sul mare con accesso diretto e con possibilità di spiaggia privata, fra l'altro, quindi attualmente è adibita a ristorante e sala convegni. Questo annuncio è apparso sul portale idealista.it, uno dei più importanti, fra l'altro, per quanto concerne le vendite immobiliari. Ovviamente ha fatto il giro del web per il tipo, ma guardate che queste immagini sono davvero questo è un pezzo, anzi questa è la Calabria, non un pezzo di Calabria, questa è proprio è la Calabria, la vera Calabria, quella che dovremmo difendere sempre e comunque, perché è assolutamente unica al mondo, non ci sono altri posti uguali, simili a questo. Stavo dicendo, è in vendita da tempo, comunque, ora, al di là di Idealista, poi insomma questo giro su tutto il web proprio per il tipo di questo immobile, ma è in vendita da tempo e l'operazione di cessione, ovviamente viste le cifre, non è delle più semplici, perché si chiedono, a parte gli scherzi, 29 milioni e 900 mila euro. Poi, fra l'altro, insomma, adesso questa non so quanto sia storicamente vera, non lo so se è una fake news, ma pare che in questo castello si dice sia stata custodita da Federico II la Sacra Sindone. Ci può stare, perché insomma questo è un castello federiciano e Federico II insomma veniva anche dalle nostre parti, e quindi ovviamente non è difficile pensare che a un affare del genere possano avvicinarsi enti pubblici, magari, che so, magari Roberto Occhiuto avanzerà la proposta di comprarsela lui, non come famiglia Occhiuto intendo, ma come governatore della regione, oppure qualche magnate, insomma, ecco. Tra l'altro è recente anche la storia dell'isola di Dino, che finalmente è tornata nella disponibilità del Comune. Ci sono state un po' di critiche, ma insomma l'isola di Dino fu comprata all'epoca altro che per 30 milioni, non so se forse 10 milioni di vecchie lire. Poi insomma niente, una società fallì, insomma tutta una serie di questioni, però insomma lì Gianni Agnelli, voleva costruire una ricettività turistica di alto lignaggio, parliamo ovviamente degli anni 60 credo, gli anni 60, purtroppo poi non è andato a buon fine, ci sono state tutta una serie di questioni, però adesso speriamo naturalmente che ecco, il sindaco di Praia Mare eccetera possa riqualificare questa, che è veramente una cosa
strepitosa, anche lì l'isola di Dino. Pensate, siamo circondati non solo da acqua marina, ecco, ma da bellezze a est, a ovest. Se siamo andati infatti dall'Alto Ionio, siamo andati invece sul medio Tirreno. Abbiamo un ospite, ma non credo che sia. Sì, non credo che sia l'assessore Gallo, ma abbiamo invece Luigi Saporito, che credo si colleghi con. Eccolo qua. Ciao Gino, anche sì, a questo punto, allora, visto che sono le 14:20, chiudiamo il nostro appuntamento di Doc di oggi, approfondendo questa notizia che è arrivata come altro che il cacio sui maccheroni, proprio un fulmine a ciel sereno. Saporito, un arresto che comunque non è conseguenza della sua attività da presidente, questo lo dobbiamo dire, penso di poter dire. Io non sento. Ricordiamo che anche le Iene si occupa del caso del presidente Lottissimo. No, abbiamo qualche problema sulla linea con Luigi Saporito. E allora, facciamo così, sicuramente di questo parlerà da qui a breve, perché abbandonerà, diciamo, la sua postazione, diciamo, sostituirà il sottoscritto e quindi oggi poi avremo uno smart sport che immagino si occuperà ampiamente di questa nota di cronaca che riguarda, lo ricordo ancora, il presidente della Regina Luca Gallo, arrestato su ordine del Tribunale di Roma per i reati sono l'autoriciclaggio e anche l'omesso versamento dell'IVA. Ricordo che non è solo presidente della Regina Luca Gallo, ma è anche un imprenditore che opera nel settore dei servizi di sostegno alle imprese attraverso la gestione e la fornitura di risorse umane. Ecco, questa è una delle sue principali attività imprenditoriali. Per quanto riguarda invece l'agroalimentare, oggi avremmo dovuto avere appunto l'assessore regionale, che ovviamente avremo sicuramente da qui a breve in qualche altra puntata del nostro doc, però vorrei dirvi anche che oggi manderemo in onda uno speciale che abbiamo realizzato sul Vinitaly, che noi abbiamo seguito proprio fisicamente, ci siamo trasferiti lì e quindi con il nostro Massimo Carlozzo, con ovviamente il nostro direttore di produzione Michele Palermo e anche con le immagini e poi la post-produzione di Vincenzo Saporito. Quindi abbiamo seguito e alle 15 ve lo consiglio, perché è davvero una costruzione molto interessante sia dal punto di vista professionale, televisivo, ma anche per i contenuti, perché davvero la Calabria è stata un'eccellenza, ecco, si è dimostrata un'eccellenza proprio lì a Verona in occasione appunto di questa nuova edizione del Vinitaly, finalmente in presenza dopo i terribili 2 anni di pandemia che abbiamo vissuto un po' tutti. Allora, mi fermerei qui, ringraziandovi ovviamente per averci seguito anche oggi. L'appuntamento è per domani, alle 13:30 saremo ancora qui con i nostri nuovi ospiti e fra poco Saporito con Smart Sport, poi alle 15 questo speciale dedicato appunto al Vinitaly di Verona da Esperia TV. A domani. E noi ci saremo. Saremo in pista col numero 15. 15, il nuovo canale che ci ha assegnato il Ministero dello Sviluppo Economico. 15, su tutti i televisori della Calabria. Da fine aprile ci troverai Esperia TV. Abbiamo un nuovo traguardo da raggiungere e lo faremo, come sempre, insieme a voi. Thank you.
DOC, denominazione di origine calabrese. Numeri, sindaci e tanti cittadini alle prese coi problemi quotidiani in uno dei momenti più delicati della nostra storia recente. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti voi e a tutte voi. Bentornati al DOC, denominazione di origine calabrese.